a questo punto usate la mia camera da letto. Anzi, mentre io finisco di completare la macchina, voi accomodatevi e potete approfittare per prepararvi il letto, che dite? Il letto! Il letto! E non lo asciugate perché mio fratello non l'ha mai usato! Eh sì, non te lo sottevo! Prego, prego, accomodatevi. Dove sta mia moglie? Ah, ma non capite. E non vi preoccupate, che mo vi faccio capire io. E voi questa la capite? Io piano con questa pistola, noi non sappiamo niente, ma voi chi siete? Ah, ma non sapete neppure chi sono, bravi. E me li voglio accontentare. Io sono Leone Vacca, il marito di Agnese Vacca, che sarebbe quella signora che sta in questa casa da stamattina e che io devo ammazzare insieme al suo amante. Siete voi l'amante? Vedi, state attento, io non ho piacere di conoscere quella vacca di vostra moglie. E allora siete voi lo scornacchiato per il gusto che devo ammazzare. Io mi ripeto che non conosco né a voi né a vostra moglie. E poi per quanto riguarda lo scornacchiato che mi busco, ringraziate a Dio che tenete sta pistola, se no non lo facevo vedere io. Comunque questa è la casa della famiglia Capir. E Vacca non ce ne sta, si è pulita da cercare di andare a casa. E no! Troppo comodo così. Io allora esco da questa casa, quando l'ho girata tutta, ho trovato mia moglie e l'ho ammazzata insieme a quello di quei due del suo amante, è chiaro? Signor Vacca, ma scusatevi, ma come fate? Perché io trovo la vostra moglie proprio da casa nostra? E io la certezza... In questo palazzo ci sono 16 appartamenti! E io la certezza che sta qua! Ho incaricato una persona di fiducia di girare in tutto il palazzo e mi ha detto che solo qua non è riuscita a entrare. Negli altri appartamenti non c'è, quindi qua deve stare. E io mi ripeto che mi sbagliate, qua Vacca non ce ne sta. Impossibile, l'ho vista entrare io in questo palazzo. Se non è uscita qui, negli altri appartamenti non ci sta, quindi qua deve stare. Ma può darsi che vi siete sbagliati, avete preso un'altra donna per vostra moglie. Ma volete che non conosca mia moglie? No, quella qua sta e io la troverò. Innanzitutto chiudiamo la porta di casa, così non mi scappa. E adesso vediamo dove cominciamo. Ah, e mi pigliate con fessa a me poi, no? E lì ho dato, fammi vedere. No, non ci sta. E allora da sta cadere! Ma tu, ma io non voglio usare morto, come faccio a andare a fuori? Tranquillo, lascia fare a me! No, di là non ci sta, però chiuso a chiave le stanze dove ho guardato. Non mi farà fessa cambiando stanza mentre cerco altro. E tu muovi, fammi vedere subito chi ci sta a cadere. Andiamo da là. Ma per un ranzo di te, io. E ma da qua ci sta, ma come faccio una casa da tutto? Io la piccano qua. Ma quando c'è la strada da vita da sta casa, dopo un ritorno, aiuto scemo con un coso quello, la cucina sta rabbicotta con un prego. Ma e mo fammelo vedere subito che ci sta lì. No, non ci sta. Devo andare, ci devo andare. Perché se tu stacca, oi. Preparati a morire, squadrina! Hai capito? Ma che c'è capito? Tu che tu parlo le no, non ci sta. Ma immagini, ti chiedo una cosa, perché da qua non mi scappa. E cadda sta, perché l'hai già visto? Ah, mo hai già capito, oi. Stacca di... anzi no, mi volesse fare fisse, non stacca, stacca, disgrazia! Ma se mi dava un po' per un pelo, ma se mi cercavo di aprire, io bussavo vicino alla casa e lei uscite da 10. Cazzo, se fosse bello, ma non c'è, ma com'è possibile? Quella qua deve stare, io l'ho vista, sì. Ma non è possibile. Mo, hai ci capito, ma l'ho fissa adesso, stacca di me. Non c'è. Ah? Allora, mi sono sbagliato veramente. Signor Vacca, ma io quando ho detto che voi stavate seguendo vostra moglie, vi sarete distratto un po' e poi avete iniziato a seguire una donna che magari vi somigliava. Che è possibile. Ma io ero così sicuro. E vi siete sbagliato, signor Vacca. Ma allora stavo veramente da Daniela e non l'ho creduto. Povera frugolina mia! Maledetta gelosia che mi ha scelto! Ma non lo fai! Ma come facciamo? Ma secondo voi mi perdona? Adesso mi perdona! Mi perdona!
Così ramifica che so. Ma soprattutto scusatemi voi, signore. Io invece ho mussolato una giornata, te ne fate da fare. Ma va bene, non vorrei occuparmi. Cercate anche di comprendermi. Quella mia moglie è un tipo, come posso dire, esuberante. Mentre io invece sono un uomo tranquillo, lo avete visto, no? Ma adesso basta, ho deciso, basta con la gelosia, l'ultima volta. Se stavolta mi perdonerà, cercherò di essere finalmente come lei mi vorrebbe. Bene, ma ci si passano le chiavi delle stanze dove mi sono preso. Scusatemi ancora. Io a questo punto andrei, nel senso che non ho trovato, quindi per male, io non avrei mai fatto, scusatemi ancora. Allora io vado, arrivederci. Arrivederci, io vado a casa. Arrivederci. Ma roba, quella a casa non ci sta. Se dicami, voi la potreste trovare presso quella sua amica, come si chiama? Daniela! È vero, quella mi sta aspettando la Daniela! Grazie, arrivederci! Frugolina, sto arrivando! Arrivando! Frugolina, c'è stata l'allarme! Bravo Arturo, bravo, sei stato geniale, mi fa fotografi! Che se corre a casa del vicino, di Leone e Manzini, noi l'abbiamo mandato da te, così ce la fai ad arrivare. Mi raccomando, perdona, poi. Grazie, domani ci vediamo presto! Sì, mi raccomando, non ci fai aspettare assai! Mamma mia, qui! Poi ma pensa solo a Donna Rossi, mi raccomando, apriamo le porte, e dice al capitano di vedersi pronto! Pronti per aprirci! Donna Rossi, siete pronta? Sì, sono pronta in cuore! Capitano, quindi adesso cominciamo! Aspettate, ma poi! Ma siamo pronti? Siamo prontissimi! Ecco! Adesso siamo pronti a mettere nella cassa il vestito, la fotografia e il libro. Oh, ecco, siamo pronti. Ecco l'esperimento della storia, il più grande esperimento della storia, la reincarnazione forzata. Siamo pronti, ecco. Emozione! Siamo pronti. Ma Maria Dolorata, è tutto a posto, tutto tranquillo, stai calmo!